Ok, allora. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul Salve a canale. tutti ragazzi, bentornati sul Allora, canale. vediamo se abbiamo risolto il problema dell'audio. Perché purtroppo non andava, adesso spero che lo abbiamo risolto. Nel video precedente non andava l'audio, però l'abbiamo lasciato. Io l'ho lasciato perché comunque abbiamo fatto la prima gara di Franco Bollato in Moto3, quindi ho voluto lasciarlo anche se non si sente l'audio nel video precedente. Sembrerebbe che adesso abbiamo risolto, può essere che era un problema di rete. Quindi, ritorniamo sul no col nostro Franco Bollato Moto3. Guardate com'è bello la nostra. Io sono innamorato di questa tuta. Comunque, allora, eccoci qua nel prossimo Gran Premio qui a Jerez de la Frontera, dove, come potete vedere, nelle prove libere, nelle prove libere 3. Abbiamo segnato il miglior tempo con 1.52.0, poi nella Q1 siamo passati con il primo tempo con 1.52.8, ci siamo aggiudicati la Q2 che andiamo adesso ad affrontare. Allora, vediamo un pochino. Peccato, mi dispiace che Buongiorno, si sia bentornati in interrotto pista per il così. secondo turno di qualifica della classe Moto3. Tra poco Però, vedremo scendere in pista i... ok, andiamo. Franco Bollato, dai Franco. Allora, siamo in Q2, assetto moto, cambiamo subito di cambio gomme. Allora, in gara non utilizzeremo mai una S, secondo me, però abbiamo questa qua che è un po' meno usata e questa qua. Allora, io direi di andare così. Eccolo qua il nostro Franchino! Anzi, mi rimane incastrato però l'acceleratore. Questo è un grosso problema. Mamma mia. Parte Franco Bollato, lanciatissimo. Vediamo che alla prima gara abbiamo fatto la pole position e poi siamo arrivati secondi. Quindi, grande prestazione di Franco Bollato. Si è presentato benissimo il grande spolvero qui al campionato Moto3. Non mi dite che dovrò ricomprare un joypad perché ho il joypad che mi si incastra. Dopo di gas, devo stare un po' attento. Va bene, dai, non preoccupiamoci. Eccola qua la staccata di Franco Bollato. Curva 6 alla curva Dani Pedrosa. Salvo poi andare larghi ed è tutto da rifare. Va bene, usiamo questo giro un po' per riscaldarci. Cane. Qua vediamo adesso di lanciarci nella maniera più corretta. Un grande sprint, Franco Bollato si butta sul rettilineo. Intanto la S davanti sta un po' cuocendo. Ma si è buttato bene, Franco. Staccata profondissima, forse troppo!
Errore clamoroso. Franco Bollato si rilancia. Scivolata, speriamo di non aver danneggiato la moto. Non credo, ora vediamo un po' come gira. Ragazzi, chiamati a fare il tempo. 9 minuti alla fine della Q2, dove Franco Bollato non ha ancora un tempo, mentre invece Olgado fa segnare per ora la pole position temporanea. 1.53.2, tempo battibilissimo da Franco. Adesso ci va un pochino più tranquillo in curva 1. Un pochino più tranquillo Franco Bollato. Si arriva qua. Ah, male qua. Va bene, dai. Paghiamo 3 decimi per adesso. Primo settore. Vediamo di. Bella questa. Buono Franco, ottima curva Dani Pedrosa. Sto spingendo tantissimo, cercare di recuperare quei 3 decimi. Ragazzi, giro annullato, non sono andato fuori, mi ha annullato un giro perché le penalità sono date veramente male qua, cazzarola. Va bene, dai, cambio gomme, non abbiamo molto tempo, quindi una S davanti, altra S dietro. Mancano 5 minuti alla fine delle qualifiche. Ancora Olgado, 52.7, abbassa il tempo, adesso cominciano a essere tempi interessanti. Tanto si stanno migliorando tutti. Da Toba a Riccardo Rossi. Si stanno migliorando tutti. Adesso manca solo il tempo di Franco. Prova adesso a lanciarsi sul rettilineo. Un po' preoccupati al box per questa assenza di tempo. Franco deve provare qualcosa, per tirar fuori il coniglio dal cilindro, per rimettere in piedi un po' questa qualifica. Paga tantissimo, 7 decimi. Paga tanto ora. Sarà dura, se non impossibile, fare la pole, ma ci proviamo. La curva Dani Pedrosa mi viene particolarmente bene. Mia, sgondola sta moto, eh. No. A San Brembo qua. Vediamo il tempo. Va Franco sulla linea del traguardo. È secondo Bollato. Grande Franco. Si mette secondo qui oggi sulla ruota. Che cosa fa oggi sulla ruota? Attenzione, perché ci siamo messi in seconda posizione. Quindi Franco Bollato ci mette una pezza.
questo momento. E a questo punto stiamo migliorando di quasi mezzo secondo. Abbiamo la pole position in mano nell'ultimo tentativo, il penultimo tentativo rimasto, nell'ultimo direi. Credo forse penultimo tentativo rimasto. Attenzione ad Onju lì davanti, attenzione ad Onju qui davanti. Dennis Onju potrebbe crearci dei problemi. Mamma mia, passiamo in agilità proprio. E si comincia a far fatica con questo joypad, ragazzi, incredibile, si blocca il tasto dell'acceleratore. No, non ce la facciamo. Vediamo. Abbiamo un altro giro per provarci. Andiamo secondi. La stacchiamo forte qua. Giro annullato. Niente. Dobbiamo rassegnarci. Ci siamo? Allora, torniamo. Andiamo a vedere insieme la classifica finale. La pole position di Daniel Olgado è a soli 183 millesimi. Franco Bollato, poi Sasaki, Artigas, Kelso, Moreira, Toba, Munoz e Suzuki. Comunque, oh, siamo secondi, Franco Bollato ha fatto il suo. Cioè. Buongiorno, buongiorno e benvenuti sul circuito di Jerez della Frontera. Siamo in diretta per il Gran Premio Piove. Di Spagna. Piove. Le immagini ci arrivano in diretta dalla griglia di partenza, dove tecnici e ingegneri stanno portando gli ultimi controlli alla moto prima del via. Sul circuito piove ormai da qualche ora e sicuramente non smetterà prima della fine della gara. Le gomme saranno messe a dura prova e i piloti che hanno scelto una strategia più aggressiva hanno dovuto optare. Raga, questa sarà dura per Frank. Purtroppo partiamo prima fila, partiamo secondi, ma sarà veramente dura da portare. Sulla griglia di Jerez non sembra ci siano problemi, sono tutti pronti per partire. Pochi secondi e dopo se va a farlo scatenato l'inferno. Scatenato l'inferno. Prima dentro, si accendono i semafori, prima dentro. Cassa martello e andiamo. Qua in curva 1, attenzione perché qua si scivola tanto. Prova ad andare via subito il Gado. Stacca fondo Franco. Si scorda che forse è bagnato in terra. Mamma mia. Mamma mia, qui attenzione a scalare così perché è veramente un pericolo. Ancora Franco Bollato in lotta con Sasaki. La staccata. Attenzione perché Franco gli viene in mente un'idea meravigliosa, quella di mettersi subito davanti ad Olgado, che potrebbe essere una soluzione con una pista così. Meno contatti, secondo me potrebbe essere la soluzione. Passare davanti, provare subito a imporre un ritmo. Attenzione, come faccio qui? Provare a imporre subito un buon ritmo. No, mamma mia. Oh, mamma mia. Tutti i ricordi per Franco Bollato sotto l'acqua, se vi ricordate la gara del precampionato dell'inizio, dove
fu la seconda ripartenza e partimmo un pochino prima e ci vennero dati in penalità, doppio long lap penalty, la gara poi no, fu compromessa, viene buttato giù, tamponato Franco, no, tamponato da non so chi, no, ma che taglio curva, mi hanno buttato giù. Ora gli sale un po' la scimmia, gli sale un po' la carogna a Franco, l'ho buttato giù così, no, no. Un casino. È un casino, ragazzi. È un grande casino. Non c'è niente da fare. Che dire, proviamo almeno a azzeccare la zona punta. La vedo veramente dura, però. Mamma, quanto scivola sta moto. Questa moto scivola non tanto, di più. Purtroppo. Faccio taglio curva. Io, ragazzi, la pioggia proprio la detesto. Non ne abbiamo. La frenata tardiva. Andiamo quasi a fare un long lap penalty praticamente. No, tutto da dimenticare, gara da dimenticare per Franco che si era qualificato bene. Siamo a metà gara. No, salvo poi addirittura sbagliare la frenata e niente. Sa che il nostro povero Franco non può fare altro poi che ritirarsi. Peccato, in seconda gara arriva il ritiro di Franco e... Peccato, ragazzi. Ma non potevamo fare altrimenti. Siamo sesti in campionato. Vabbè. Ragazzi, prossima tappa si va in Italia, Mugello. Allora, vi dico la verità, voglio far solo le qualifiche. Non le voglio fare le prove qua. Non ho guardato il meteo, eh. Buongiorno, buongiorno da Guido. Allora, vai al tracciato. Allora. Allora, SS, vediamo, mi sembrava un cielo esatto. Qui in Toscana, al Mugello, casa, casissima di Franco Bollato. Siamo proprio a casa. Il tempo non è dei più sereni, anche se non dovrebbe piovere. Dopo il brutto scivolone in Spagna, purtroppo a Jerez, Franco cerca di provare un qualcosa. Soprattutto qui a casa, dove ci sono tutti i suoi tifosi. Attenzione, per tornare su, attenzione, gas, perché... Allora, si lancia sul rettilineo, lunghissimo rettilineo del Mugello. Andando quasi a sfiorare i 240 orari. Si arriva alla San Donato. Attenzione,
purtroppo ragazzi con questo joypad non si gira più. Q1, ma Franco è molto fiducioso di andare in Q2. Mamma mia come si muove, all'arrabbiata 1. Arrabbiata 2. Via Palagio, andando verso il correntaio, Franco in carena. Oh no, 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 no! Tirala su, tirala su, tirala su, tirala su, tirala su. Tirala su, tirala su, attenzione. Biondetti 1, Biondetti 2. Niente, ecco l'abbiamo perso lì. Peccato, lungo al correntaio. Ovviamente giro da assolutamente da dimenticare. Chiaramente. Si rilancia quindi il nostro Franco Bollato, forza! No, ma sono le libere queste. 30 minuti, sono le libere. No, le libere non mi interessano. Volevo fare le quali, vabbè, ormai facciamo le libere. Magari così possiamo provare un po' qualche modifica alla moto. Se ti aveva qualche difficoltà. No, non mi sembra di trovarmi abbastanza bene con questa. Con questa moto, quindi. Si sta girando forte. Mamma mia, il correntaio svolgato. Amorosi. No, posso dire niente. Dai, la moto gira bene, quindi possiamo andare alle qualifiche per quanto mi riguarda. Oh, il gatto, attenzione, mi arriva un pelino lungo. 2.72 il tempo di Moreira, ma noi stiamo andando, secondo me, molto più forte. 4.5, sì, 2.57 per il nostro Franco Bollato. Spostiamoci, l'ingresso dei box. Siamo tranquilli. Vabbè, dai. Oddio, tranquilli. No, oddio, a 42 millesimi soltanto arriva Daniel Olgado. E addirittura gli si mette davanti per 24 millesimi. Quindi va bene, tanto noi non ci interessa. Il nostro Franco Bollato tiene la sua seconda posizione, sempre nelle file alte, nelle qualifiche. Quindi, insomma, comunque ci facciamo notare. È vero che Olgado l'ha fatto con l'H al posteriore. La prima sessione di libere si chiude qui, mentre gli ultimi. Attenzione. Era la prima di libere. Sta per iniziare la seconda sessione di prove classe Moto 3. Ah, li stiamo facendo tutti. 14 piloti nelle. No, 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 è la Q2.
È la Q2, scusate. Ok, Q2. No, non è la Q2, scusa. Se la seconda sessione di libere e sta piovendo. Attenzione, perfetto da una parte. Non ho visto il tempo per la gara, però diciamo weekend un po' ballerino qui in Toscana. Quindi tocca sano, secondo me è anche una buona cosa provare la pista con l'acqua, capire se nella nostra moto c'è qualcosa che non funziona sul bagnato oppure se funziona tutto bene. Intanto sempre Franquino che arriva alla Bucine e si butta sul traguardo. Io alzerei un pochino il DCS sul bagnato. Cavano via le marce fino alla seconda. Si va quasi meglio sul bagnato che sull'asciutto. Com'è? Terassi, Borgo San Lorenzo e giù per la Casanova Savelli. Eccoci qua, la Casanova e la Savelli qua in fondo che ci proietta verso le arrabbiate. Arrabbiata 1 e arrabbiata 2. Eccolo qua, arrabbiata 1 su in salita per forse la curva più bella. Arrabbiata 2, curva cieca dove bisogna avere il pelo di buttarla dentro. Un po' alla spera in Dio per arrivare alla scarperia, poi Palagio dritti verso il correntaio. Allora, per adesso, dalle prime prove che abbiamo fatto, siamo soddisfatti sull'asciutto, ma devo dire anche sul bagnato, sinceramente. Sono abbastanza soddisfatto, eh. Sì, Dani Songio era a casco rosso al primo intertempo. Vediamo se come va seconda parte. Non c'è da mio tempo, quindi era normale un casco rosso effettivamente. Vediamo. Casco giallo adesso. No! No, non l'ha annullato, attenzione. Ecco, qui la ruota sul verde in realtà c'erano andate, quindi questo poteva essere sicuramente come giro da annullare. Poi a 7 decimi sono arrivato. Però non è bagnato, non sta piovendo, ha piovuto ma non sta piovendo, non sta piovendo attualmente, non c'è neanche la pista tanto bagnata, infatti l'anteriore davanti sta andando a fuoco. A fuoco sta andando l'anteriore. Le gomme da bagnato su una pista così asciutta non vanno affatto bene. Seconde 1
grandissimo Franco Bollato, che sta veramente andando forte. Lugado è a 8 decimi, ma direi che con questo Franco si mette serenamente 2-12-1. Un secondo e 9 ad Olgado, direi che siamo serenamente. Torniamo con le immagini. Tranquilli. Allora io. No, tranquilli un cazzo. 2-9, attenzione. 2-9. Come cazzo è possibile fare 2-9? L'obiettivo attento. No, aspetta. Sento moto. Sento manuale. No, cioè, sono arrivati, è l'asciutto, è l'asciutto. Allora, anche Franco subito corre ai ripari. Gomma d'asciutto. Doppia S, perché il 26esimo tempo ci tiene fuori dalla Q2. Poi dopo l'abbiamo visto. E attenzione, pista un pelino scivolosa. Potrebbe venire a piovere, quindi è bene realizzare subito un tempo. Passiamo un po' al TCS. Oddio, no, purtroppo. Qualche pozzetta, guardate, qualche un po' di acquina, un po' di effetto spray viene su da Ogden, quindi un po' di acqua c'è sull'asfalto. È molto più forte così. Casco rosso di 3 decimi. Ma c'è Scotty Ogden qui davanti che ci sta un po' infastidendo. No, è infastidito Franco. Meno male, qua non lo dà. Bella questa, Franco. Attenzione qua. Oh, il nostro compagno di squadra. L'abbiamo mai incontrato. Eccolo qua davanti a noi. 2 decimi ancora di casco rosso. Potrebbe venire a piovere, questo è il figo di questo gioco, che potrebbe venire a piovere, quindi dobbiamo per forza fare il tempo, ormai ce l'abbiamo fatta, siamo al correntaio, andiamo verso le biondetti. Siamo al triplo casco rosso, vediamo come andiamo a chiudere. Eccoci che arriviamo. Esce bene Franco, esce a cannone. Tutto in carena. Tutto in carena. E va primo. A 8 decimi da Olgado. Direi che ci siamo, non consumiamo troppo la gomma. Torniamo ai box. Torniamo con le immagini. Quindi anche Franco si fa vedere con un 2.8.4, 2.8.6 per Rueda. Bellissimo ragazzi, è un campionato bellissimo questo qui della Moto 3, ma attenzione perché arrivano i primi 2.6 di Daniel Olgado. Ok, va bene, ok. Allora ho capito che volete la guerra. Assetto moto, assetto guidato. Allora io lo voglio curva, maneggevolezza. Attenzione, viene chiesto di la moto Franco la vuole più maneggevole.
e si va al tracciato, vai. Cambiate un po' di regole sulla moto per renderla più bella, secondo le sensazioni, più maneggevole nei cambi di direzione. Siamo tornati ventesimi, ricambia tutto qua al Mugello. Adesso è 2.6 il tempo da battere. Fa veramente dura qua al Mugello. Provano tutti a mettere bastoni fra le ruote a Franco Bollato in casa sua. Vediamo se riesce. Ah! Attenzione, ci prova da solo Franco a mettersi bastoni fra le ruote. Poi a un secondo e uno, la pista è gommata, si va molto più forte ora. Attenzione. Siamo usciti sì bene. Quindi Franco nuovamente prova a rispondere ai suoi avversari. Con un casco rosso imbarazzante. Signora Farioli. Ha troppi problemi a Franco Farioli. Potrebbe essere, mamma mia, imbarazzante il tempo di Franco Bollato. Imbarazzante, attenzione. Attenzione. Eccoci qua alla Bucine. A 12 minuti dal termine della seconda sessione di prove. E qui Franco mette una seria ipoteca però, sulle qualifiche. 2-4, un secondo e tre, risponde Bollato con questa modifica che box, dove la squadra è perfetta, perfetta, la moto gira molto meglio. A questo punto io non so se riusciranno a rispondere, ma la vedo dura. 6 decimi comunque Daniel Olgado, però per ora Franco Bollato è l'unico a scendere sotto il muro del 2.5, 2.4 e 9 e a portarsi a casa. Il secondo turno di sì, con la M da bagnata Olgado avrebbe box, fatto quel noi tempo. Andiamo a dare uno sguardo ai risultati finali della sessione. Sembra esagerato, comunque. Ok, ci siamo. Riprendiamo la linea dal circuito per dare inizio al secondo turno di qualifiche della Moto3. I piloti sono già pronti. Allora, pochi istanti e li vedremo darsi battaglia a suon di tempi gradi sul giro. Sull'asfalto, Ok. Questo qui. Perché 14 minuti? Ma scusa, sono le libere, no? Riusciamo, la moto gira bene, l'assetto è buono, quella modifica che gli abbiamo fatto, quindi ok, a sto punto spetta solo a noi fare il risultato. Con un tempo un po' ballerino, speriamo che per la gara non piova, speriamo che non piova, ci possa graziare, perché se non piove riusciamo a salvarci.
gomme usate, ma almeno un giro voglio farlo con queste gomme usate qua, voglio vedere come va. Ragazzi, quella modifica è impressionante, stiamo girando veramente a cannone. Artigas davanti. Xavi Artigas. Sette, ragazzi, abbiamo girato forte. La regia ci porta all'interno. 247, ancora meglio di prima. Andiamo avanti. 252 Volgado, ragazzi, abbiamo andata su, Dai, mezzo secondo. Stavolta termina, siamo in Q2 anche diretti. La seconda sessione di qualifica della Moto3, la classifica che vedete in grafica corrisponde all'ordine di partenza che i piloti prenderanno domani in griglia. Ah, ma questa era la... No, ragazzi. Ah, ma era la Q2 questa. Eravamo già promossi in Q2, scusate. Pensavo di fare ancora... Infatti non mi tornava un quarto d'ora, non avevo ben capito. Abbiamo fatto... Questa era la Q2, ok. Perfetto. Non tornava un quarto d'ora, dico, perché siamo un quarto d'ora? Doveva essere mezz'ora, invece non abbiamo fatto il terzo turno di libere, praticamente. Buongiorno, buongiorno da Guido Meda, dal circuito del Mugello, siamo in diretta per uno degli eventi. Ragazzi, non piove, c'è il sole, è la vera opportunità di Franco Bollato. Stanno portando gli ultimi controlli alla moto, prima del allora, via. Le condizioni meteo sono ideali per correre, ma i piloti hanno lamentato carenza di grip durante il weekend. Per ovviare a questo problema, molti di loro hanno scelto di montare una gomma dura al posteriore. Eh sì, anch'io. MH, ragazzi. Inizia gara. Franco Bollato riparte ancora in pole position. La partenza del Gran Premio d'Italia qui al Mugello. Ragazzi, però ne devo dire, ora parte la caduta all'altro Gran Premio. Franco Bollato sta dimostrando un po', attenzione, di essere un po' il rookie dell'anno, perché comunque è sempre là davanti. Va stacca, no, non mi buttare giù, attenzione, l'ha toccata, tutto da rifare, mandalo largo Franco. Attenzione, Mamma mia, dove vai, Franco? Grande rischio qua. Ma
senza la leva di cassa incastrata di Giotonino. Olgado, Moreira, mollato. Siamo al correntaio. Uomo mi dà il correntaio. Due ne passa Franco. Ragazzi, mi è rimasta minima la leva incastrata. Ragazzi, ma l'H non funziona neanche qua. Dietro, stiamo subendo lo stesso problema che abbiamo subito al primo Gran Premio. Se ci va come al primo Gran Premio, bene, cioè. Prova ad andare via Franco. Non dice uno il primo passaggio, però. Si va a staccare forte qua. San Donato. Attaccarsi a San Brembo. Protettore delle staccate. Mamma mia, che succede a sta moto? No, sapete che succede? Che rimanendomi la leva incastrata mentre faccio il cambio di direzione rischio di volare via. E siccome al Mugello c'è tantissimi cambi di direzione, la situazione diventa un pochino pericolosa. Attenzione perché Franco sta imponendo il suo ritmo. Franco sta imponendo il suo ritmo. Eccoci al correntaio verso le Biondetti. Sicuramente ci stiamo facendo notare. Due, sei e sette. In gara non è male. In gara non è affatto male. Il gap da quelli dietro è un bel viaggiare. Franco ha provato subito a dare lo strappo, a vedere se riusciva a scrollarsi di dosso tutta la compagnia cantante, perché per stare un po' più sereno gli ultimi giri sembra riuscire per ora. Oddio, sei decimi alla fine, però sono sempre lì, almeno Moreira e Olgado comunque riescano sempre a rimanere un po' al gancio. Qui arriva un po' lungo Franco. No, che cacchio dici? A tre decimi, attenzione, perché abbiamo un problema. E il problema si chiama gomma posteriore. È già la seconda volta che sta succedendo. Gomma posteriore che non performa, come è successo a Barcellona.
e ci crea un sacchissimo di problemi. Due giri alla fine. Sta scivolando tantissimo dietro. E abbiamo la spalla sia sinistra che destra della gomma posteriore. L'ho messa bene, mamma mia, qua Franco costretto ad alzare il gas perché stava partendo la moto. Quindi attenzione, attenzione ancora, ancora Franco che cerca di... Porco San Lorenzo cerca di... Per scendere di una marcia, ragazzi. La moto scivola tantissimo. L'ultimo giro sarà veramente sulle uova e tanto si fanno sotto gli altri, gli avversari. Dobbiamo patire fino alla fine. Attenzione perché Franco sembra non avere per rispondere a Moreira, che in questo caso entra e si prende anche l'interno. Dove va Moreira? Dove va Moreira? Dove va? Oh mamma mia, sta succedendo di tutto, toccate su toccate. Attenzione, mamma mia, lì abbiamo rischiato veramente grosso con Moreira e Dolgado, con una traiettoria quantomeno folle di Moreira. Adesso abbiamo il Gado a due decimi, è attaccato il Gado, i nostri scarichi. Il Gado è Franco Bollato a Franco Bollato, possiamo dire. Vai Franco, vai, sta per iniziare l'ultimo giro di una gara condotta in testa dal primo giro. Ma Moreira, Olgado ha preso la scia di Franco. Ah, esce dalla scia. Esce dalla scia. Ma riesce alla San Donato Franco a rimanere davanti. Ci prova qui Olgado alla Luco, poggio secco adesso. Franco gli chiude la porta in faccia. Attenzione che Olgado molta più esperienza di Franco, ovviamente. Prova a far valere la sua esperienza. Mamma mia, come è entrato qua! Però c'è l'incrocio. C'è l'incrocio di Franco, dai. Noi non abbiamo più gomma. Largo al correntaio, andiamo. Ragazzi, sono entrato un attimo in apnea. Sono entrato in apnea. Manca solo una curva, solo la bucine. Per Franco, vai calmo Franco, con una gomma che dietro non c'è più, che implora pietà. Una moto che andava nell'ultimo giro a destra e sinistra, anche qua cerca di chiudere la moto, si sta per chiudere l'anteriore, ma Franco c'è, lo possiamo dire finalmente, lo possiamo dire, Franco Bollato c'è e va a vincere il Gran Premio d'Italia in casa sua, nella sua Toscana. Mentre i piloti si godono il meritato giro d'onore, vediamo grande Franco Bollato, moto 3, grande Franco Bollato realizzando anche il giro più veloce in 2.6 e 6.
e vince finalmente al Mugello Franco Bollato dopo una bellissima gara in testa dall'inizio alla fine. Poi abbiamo avuto un po' di qualche problemino, se lo guardiamo bene. Qui siamo partiti male qua, No, male, neanche tanto in realtà, sono partiti bene loro, essere sincero, neanche tanto. Poi qui vabbè, la staccata della San Donato, arriviamo larghi, qui dobbiamo un po', diciamo, ricucire tutto, poi però... Dai, si può dire che l'abbiamo guidata bene. Carena con Franco. Mamma mia! Oh, guarda quella messa! Dove scarichi la telecamera? Si fonde lì sotto! Belle queste immagini però! All'arrabbiata 2! Oh! Bello bello, dai, Franco sarà contento. E ritorniamo anche su in campionato. Un secondo posto, una vittoria, tranne una caduta, lì sì c'è stato un taglio. Allora, io direi... Vi lascio per adesso al replay, io mi assento un secondino solo e vi lascio al replay della corsa. Ragazzi, un minutino solo e torno. Ciao belli. Andiamo a vedere insieme la classifica finale della gara Moto3. I piloti... Bene.
Che gara, attenzione, non ho visto. Allora, intanto Honda Parts Europe è la quarta forza per ora nel mondiale, quindi insomma, considerando che arriviamo solo noi a punti, quindi bene così. Spostiamoci al parco chiuso, dove sono appena arrivati tre piloti a podio, il vincitore al settimo cielo, e si sta giustamente abbandonando ai festeggiamenti insieme ai ragazzi del suo team. Bene, bene, bravo Franco, bravo. Allora, la chiave per il successo. Ragazzi, ci siamo, da promessa emergente, ci siamo quasi. Turning point l'abbiamo vinto, adesso ce n'è un altro. Un passo alla volta. Beh, sempre Riccardo Rossi. Abbiamo già battuto Riccardo Rossi. Prestatore del Franco Bollato stanno convincendo Honda. Chiudendo la gara davanti a Riccardo Rossi potrà beneficiare di un ulteriore supporto dalla casa madre. Allora, andiamo a vedere un po' cosa dicono i social. Che grande gara di Franco Bollato, non poteva esserci una prima vittoria più bella. Grazie, è un giorno che ricorderò a lungo. Mitsiguchi, il nostro compagno di squadra, la vittoria di Franco Bollato sarà una grande motivazione per la gara a Misano. Non voglio finire dietro un'altra volta. Lo so, sono entusiasta del risultato, del lavoro della squadra. Sapere che nel box accanto c'è un campione che scalpita. Vabbè, dai, noi siamo in ottimi rapporti con il nostro compagno di squadra, no? Vediamo, andiamo a vedere un po' il paddock. Anche con Riccardo Rossi siamo un po', siamo in ottimi rapporti. Cominciamo un po' di astio con Artigas, Ortega, Artigas, Ortolà, scusate, Moreira e Sasaki, però ancora non, niente di gravissimo, diciamo. Quindi dai, dai, buono. Lo sviluppo della moto, ok. I pacchetti erano applicati dopo la pausa, va bene. Per ora com'è il nostro team? Penultimo. Ok. Ma io non posso cambiare la, tipo la livrea. No, eh. Vabbè, adesso ce ne andiamo a Misano. Allora, ce ne andiamo a Misano. Vedi, avevo messo. Ah, non avevo messo la libere 3, capito? Quindi con la 1 e la 2 si va subito. Ok. Ah, con le. Che bischero. Con le prove del venerdì si va. Ci serve per la Q1 e la Q2. Ragazzi, io che dire, io farei la qua. Che ore sono? Vediamo un po'. No, direi che per stasera allora ci fermiamo qua. Per stasera ci fermiamo qua, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Rimanete sempre sul canale, e se vi interessano questi video qua, io continuerò a portare la carriera di Franco Bollato, che sembra una carriera molto promettente. Anzi, voglio vedere una cosa, aspetta un attimo, buon Franco Bollato, qua c'è modo di vedere la classifica? Io vorrei vedere la classifica, come si fa? Pilota team. Personalizza team, aspetta un attimo. Ah, ecco come si fa. Qua se vogliamo cambiare la livrea, mi sembrava che c'è. No, questa è brutta. No, no. Potremmo fare una carriera una livrea per il Mugello, però forse la dovevo fare per il Gran Premio di casa, che è il Mugello, ma. Però potremmo. Cerchioni, carena. Eccolo qua, personalizza pilota.
Attenzione perché potrebbe arrivare il casco nuovo di Franco Bollato. Questo shark, no, è bruttino, no. Condivisi, non c'è niente, no. Mie creazioni, non c'è niente. Oddio. Oh, oddio mio, bello questo Warchamp. Mamma mia, favoloso. Questo ce lo mettiamo se vinciamo il campionato. Mettercelo ora no. Non ha un barlume di senso. Vediamo se troviamo un casco che... Bello questo. Sono belli, però in realtà ci sta meglio quello che abbiamo. No, fantastico questo. Attenzione che questo mi ispira. Questo c'ha anche un po' di rosa che va a riprendere. Attenzione, cambiamo il casco. Grande Franco. Ok. Va bene. Allora ragazzi, eccola qua la classifica. Aspetta, classifiche complete. Eccole qua. Franco Bollato è terzo nel mondiale a 16 punti da Daniel Olgado, quindi siamo terzi, non male. Vediamo un po' anche la Moto2, Alonso Lopez, MotoGP. Come va? Augusto Fernandez è primo, Johan Zarco. Bagnaia è... Mamma mia. Ok. Va bene. Questa gara abbiamo fatto 3 pole position in questo campionato. Tutta la carriera. Su 6 gare a cui abbiamo partecipato, 3 pole position, 2 podi e 1 vittoria. Insomma, direi che siamo abbastanza, veramente siamo messi molto bene. Bene ragazzi, allora io vi invito a rimanere, come ho detto prima, sul canale. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, supportate il canale. Ciao belli, buonanotte a tutti.